Sono passati poco più di 60 anni da quando Rita Levi-Montalcini scopre l'NGF, il fattore di crescita nervoso che le è valso il premio Nobel nel 1986, una scoperta che lei stessa definisce molto simile a un'indagine poliziesca, tra colpi di scena e nuove piste da seguire. Nei laboratori del CNR di Roma lavorano alcuni dei protagonisti di questa indagine che va avanti ancora oggi. Paola Di Rassa è ricercatrice all'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia, nonché ex allieva di Rita Levi-Montalcini. Fatalmente la incontro nel corridoio e io ovviamente rimango senza parole perché sono appunto molto giovane, incontro un premio Nobel e lei invece proprio mi saluta come lei poi usava sempre fare: ciao cara, che cosa fai qui? Io le dico che sono alla ricerca di una tesi di laurea e lei mi invita nel suo studio e cominciamo a chiacchierare. Chiacchieriamo proprio e scoprirò poi negli anni che questo è il modo con cui la professoressa parla anche delle cose più difficili, più interessanti, più intriganti, dalla scienza alla cultura. Una chiacchiera, come diceva lei, tra donne. Al centro dell'indagine della Montalcini c'è l'NGF, una vera e propria molecola tuttofare. Oggi si sa che la neurotrofina è responsabile della crescita, del differenziamento e della sopravvivenza di cellule neuronali e non neuronali del sistema nervoso, sia durante le fasi di sviluppo che nella vita adulta. Ma inizialmente l'NGF era riconosciuto solo per alcune delle sue proprietà. In quel periodo, appunto, siamo intorno agli anni 90, si comincia ad intravedere la possibilità che questa molecola, che nasce come un fattore specifico delle cellule nervose, in realtà agisca anche su altri tipi di cellule, su altri sistemi. E cosa molto importante per l'NGF è che oggi è considerato un fattore che non svolge la sua attività solamente in condizioni fisiologiche, ma che ha una valenza sia diagnostica che prognostica che terapeutica in molte patologie umane, sia quelle legate solo ed esclusivamente al sistema nervoso, come le malattie neurodegenerative più conosciute, tipo l'Alzheimer o il Parkinson, ma anche delle malattie di tipo neuroimmunitario, come ad esempio il lupus, la sclerosi multipla, fino anche l'artrite reumatoide, che appunto va a colpire le articolazioni che sembrano poi così distanti dal cervello, dal sistema nervoso per antonomasia. Non essendo in grado di attraversare la barriera ematoencefalica, la porta di accesso al nostro sistema nervoso, l'effetto protettivo e riparativo dell'NGF è stato dimostrato mediante iniezione della molecola direttamente all'interno del cervello. Di recente sono stati studiati metodi meno invasivi per introdurre l'NGF nelle aree cerebrali. Uno dei più promettenti ed efficaci è il collirio. Alessandro Lambiase, oggi professore all'Università La Sapienza, è un medico oculista che da anni si occupa di ricerca clinica in collaborazione con il CNR. È un collirio monodose, attualmente viene ricostituito, per cui è un liofilizzato che si diluisce nel momento della somministrazione, viene conservato a 4 gradi essendo una proteina. Questo è chiaramente il prodotto come viene utilizzato nel trial, molto probabilmente quello che poi sarà in farmacia sarà un monodose standard come quello di tanti altri prodotti che usiamo in oftalmologia. Il progetto è tutto italiano, dalla molecola scoperta dalla Montalcini alla ricerca preclinica e clinica, fino ad arrivare alla produzione industriale, affidata alla Dompé, azienda farmaceutica aquilana. Attualmente il collirio è sottoposto al trial clinico in 37 centri di 9 paesi europei, coordinati dall'Italia. Si sta testando la sua efficacia per la cura delle malattie dell'occhio, come la cheratite neurotrofica, e prossimamente partiranno anche i trial clinici su glaucoma, occhio secco e retinite pigmentosa. L'ente regolatorio in Europa, l'EMA, potrebbe già approvare in fase preliminare un possibile utilizzo nell'uomo e quindi diciamo orientativamente fra un anno e mezzo potrebbe essere disponibile. Chiaramente quello che stiamo facendo a livello clinico si basa sui dati di ricerca che abbiamo generato da oltre 10 anni che ci lavoriamo. Quello che sta emergendo è che in realtà è soltanto la punta di un iceberg, per cui la ricerca preclinica sta evidenziando come il possibile utilizzo si espanda a tante altre patologie, non limitate all'occhio ma anche a livello per esempio del sistema nervoso centrale.
I più stretti collaboratori raccontano che la stessa Rita Levi-Montalcini provava sui suoi occhi il collirio a base di NGF ogni giorno. Qualcuno dice che sia stato proprio questo il suo elisir per una lunga vita e una mente sempre giovane, ma questo è ancora da scoprire. La lunga indagine sul nerve growth factor non si è ancora conclusa. Anzi, dopo oltre 60 anni, l'NGF è ancora fonte di nuovi spunti di ricerca.